Non solo Roma e Milano sono alle prese con l'emergenza smog e con i provvedimenti adottati per limitarla. La lista delle città che in questi giorni stanno soffrendo a causa delle alte concentrazioni di polveri sottili è ben nutrita, con una folta rappresentanza soprattutto al nord Italia. I provvedimenti più drastici riguardano Pavia e quasi tutto l'Interland milanese, dove anche domani dalle 10 alle 16 sarà in vigore il blocco totale del traffico, e poi Napoli, dove le auto, escluse quelle meno inquinanti, non potranno circolare domani e venerdì, primo giorno dell'anno. A Bergamo invece, aspettando le piogge che dovrebbero migliorare la situazione, il comune ha deciso di confermare le targhe alterne non solo per domani, quando potranno circolare le pari, ma anche per le giornate di lunedì 4 e martedì 5 gennaio 2016. Osservate speciali anche Firenze, Torino, Brescia e Frosinone, dove i livelli di PM10 cominciano a preoccupare. E il problema delle emissioni inquinanti non riguarda solamente i veicoli a motore, ma anche e soprattutto l'industria e le abitazioni. Bisognerebbe pensare a misure strutturali per l'intero paese, a partire dalla riqualificazione energetica, ha detto oggi il ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio, plaudendo alla richiesta di abbassare il riscaldamento nelle case fatta dal sindaco di Milano Pisapia ai suoi concittadini. E oggi è intervenuto anche il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, che per domani ha convocato una riunione di coordinamento con sindaci e presidenti di regione sull'emergenza inquinamento. Ha spiegato che ci sono già risorse e fondi per attuare misure di contrasto, che però daranno risultati nel medio periodo, come il pacchetto di 130 interventi finanziati con 270 milioni per il trasporto ecologico, per progetti di costruzione di piste ciclabili e per l'ammodernamento dei sistemi di riscaldamento.